Caro Gesù bambino, ieri pomeriggio avevo un paio di ore libere e mi sono detto quasi quasi ne approfitto per fare una bella passeggiata sul lungomare della città. Non mi sono fatto scappare l'occasione e ci sono andato. Non eravamo in tanti, ma un po' di gente c'era. Passeggiare godendo di una meravigliosa vista mare con un panorama mozzafiato è un vero privilegio. Qualcuno faceva sport e si rilassava per scaricarsi forse dalle fatiche della giornata, o semplicemente, come me, stava lì per passeggiare, per alleggerirsi un po' la mente dai pensieri e dalle cose da fare. Abbiamo tutti bisogno di ritemprarci nel corpo e nella mente. Gli enormi progressi fatti nello studio del benessere psicofisico ci hanno permesso di migliorare molto la qualità della nostra vita. Tutti conosciamo la famosa frase «Mens sana in corpore sano». Ma questo basta anche per il benessere dell'anima? È più che giusto pensare al benessere, ma c'è il rischio che questo pensiero prenda il sopravvento su tutto, come per dire «sto bene io e del resto non mi interessa». Il benessere attira tutti, siamo fatti per stare bene, ma a quanto pare c'è benessere e benessere. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere come in delle bolle di sapone, belle ma inconsistenti, e peggio ancora può portarci all'indifferenza verso gli altri. Per questo è essenziale pensare al benessere integrale della persona, del corpo, della mente e dell'anima. Caro Gesù, siamo soliti allenarci e tenerci in forma per essere tonici e giovani nel corpo e nella mente, ma questo non basta per il vero benessere. Aiutaci ad essere tonici e giovani soprattutto nell'anima, che rischia di invecchiare a causa dell'egoismo, dell'indifferenza e della superficialità. Vieni Gesù e aiutaci a vivere il benessere dell'amore fraterno. Con affetto, Francesco.